messaggi sul profilo Facebook di Florentina li ha postati la sorella Valentina, che dice ormai di temere seriamente per la vita della giovane mamma rumena scomparsa dal Bareto 26 giorni fa. Il comune di Borgo Taro, in occasione delle elezioni del 24 e 25 febbraio, organizza un servizio di trasporto per l'esercizio di voto agli elettori non deambulanti. C'è una via a Borgo Taro che potrebbe detenere senza problemi il triste primato delle buche. Si tratta di via Abbazia, una traversa di via De Gasperi. Siamo andati a documentare lo stato in cui versa. Un romanzo a sfondo poliziesco, Le verità inattese di Giuseppe Marletta, che racchiude in sé tematiche sociali di estrema attualità che lo rendono piacevole ed interessante al lettore. Un'analisi di Pierluigi Previ sull'addio di Papa Benedetto XVI, che ha parecchie analogie con altri abbandoni avvenuti nei secoli scorsi, ma che oggi come allora scossero la Santa Sede. Per il basket, le ragazze della Valtarese 2000 hanno vinto l'incontro con la Juvenilia di Reggio Emilia per 64 a 49, sconfitti invece i Diavoli Rossi dal Vico Parma, privi di elementi importanti. Buonasera telespettatori di RTA e ben ritrovati come di consueto all'appuntamento con l'informazione locale. Apriamo ancora la pagina informativa con il caso di Florentina. Ieri vi avevamo parlato di due post che erano apparsi sul suo profilo Facebook. Si è scoperto però che entrambi i messaggi erano stati scritti dalla sorella di Florentina, Valentina, che a questo punto dice anche: temo davvero per la vita, per la sorte di mia sorella. Teme ormai per la vita della sorella Valentina e posta i due messaggi apparsi sul profilo Facebook di Florentina. Un mi piace su Laura Pausini ed una frase poco chiara: il fiorentino Facebook cool Nitescu lo sono la sorella di Valentina, della quale si assume poi la paternità. Ma perché? Nella speranza forse che qualcuno risponda, che lei stessa si faccia viva? I giorni intanto passano, sono ormai 26, da quando di Florentina Nitescu si sono perse le tracce, in quella fredda ed innevata notte tra il 25 e il 26 gennaio. Una lite col compagno Paolo, un borsone preso in fretta dalla camera da letto, forse già preparato, documenti, passaporto, un po' di soldi e via. Sparita nel nulla, inghiottita dalla notte e dal buio. Da allora il silenzio è assoluto, nessuna notizia, nessuna traccia, nessun avvistamento. La sorella teme che a Florentina possa essere accaduto qualcosa di brutto, lo stesso timore espresso a pochi giorni dalla sua scomparsa dall'amica Cristina. Perché loro, tra le persone che meglio la conoscono, insistono che la giovane rumena non avrebbe mai e poi mai abbandonato suo figlio di neppure 2 anni, al quale era legatissima. Ed un'assenza così prolungata, lontana da lui, potrebbe significare 2 sole cose. O che a Flori viene fisicamente impedito di tornare o almeno di mettersi in contatto con i familiari, o che Florentina non c'è più, non è più in vita. Di altro avviso invece sarebbero sempre gli inquirenti, che continuerebbero a prediligere la pista dell'allontanamento spontaneo. Dal compagno, col quale pare volesse rompere la relazione, ci può anche stare, ma dal bambino perché? Voltiamo pagina e parliamo delle elezioni politiche che si svolgeranno il 24 e il 25 febbraio prossimi. In occasione di questo appuntamento, il comune di Borgo Val di Taro, in collaborazione con l'assistenza pubblica volontaria Borgo Taro al Bareto, organizza il servizio di trasporto per l'esercizio di voto degli elettori non deambulanti. Il servizio previsto per la giornata di domenica 24 prevede il trasporto da casa ai seggi e ritorno di persone con deficit di deambulazione. Per appuntamento dovete chiamare l'ufficio elettorale allo 05 25 92 17 41. Tra poco alle 21 si riunisce il civico consesso di Albareto, sono 6 punti all'ordine del giorno, tra questi l'adozione del regolamento dei controlli interni, la legge regionale numero 21 del 21-12-2012, misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza con la proposta dell'ambito territoriale ottimale e determinazioni. Poi, come 5° punto, l'approvazione dello schema contratto di servizio tra il Comune di Albareto e l'azienda pubblica di servizi alla persona Marco Rossi Sidoli di Compiano per la realizzazione di interventi e servizi socio e sociosanitari per il 2013 e il 2014 e infine l'approvazione del piano comunale di protezione civile.
E ora torniamo a Borgo Taro perché Mauro Del Grosso e Stefano Berni ci documentano in questo servizio una situazione di dissesto davvero grave e anche pericolosa che si sta verificando ormai da tanto tempo in via Abbazia, che è una traversa di via De Gasperi. Ci sono delle buche davvero grandissime. Guardate. Nei giorni scorsi forse abbiamo fatto una sciocchezza, abbiamo compiuto una leggerezza, ci siamo occupati di strade che non funzionano bene, piene di buche, si è aperto un mondo, ci hanno chiamato in tanti, ci hanno segnalato tante situazioni, ormai c'è la gara a chi ha la strada più brutta. Bene, in questa settimana abbiamo deciso di dare il premio di massima strada dissestata a via Abbazia, ce l'hanno segnalato, siamo qua nella zona, come dire, di ingresso a Borgo Taro, ex vicino alle piscine per intenderci, dove c'è anche la sede dei Vigili del Fuoco. Ecco, questo è veramente un campo di battaglia, vedete, ci sono delle buche incredibili, non so se è una strada privata, se è una strada comunale, chi deve fare la manutenzione, però è veramente difficile pensare che questa sia una strada percorribile normalmente, mette a dura prova sia le sospensioni che le gomme, soprattutto in caso di ghiaccio questa effettivamente diventa una pista da cross, una specie di pista da fuoristrada. È vero che qui c'è Bocchi che vende i fuoristrada, però insomma adesso non esageriamo con questa promozione integrata. Boh, noi continuiamo ad ascoltare i telespettatori ci segnalano le cose, noi nel nostro piccolo non so se servirà qualche cosa, però in effetti qua la situazione è veramente pessima. Montagna 2000, che ha in gestione il servizio idrico integrato per i comuni delle valli del Taro e del Ceno, informa gli utenti del pubblico acquedotto di Borgo Taro che per lavori urgenti e indifferibili l'erogazione di acqua potabile sarà sospesa dalle 8.30 alle 13.30 di domani, mercoledì 20, in queste vie del capoluogo centro storico, via Nazionale, via Mazzini, via Cassio, piazza Manara, piazza 11 Febbraio, vicolo degli Stalli, via Toti, piazza L'Aquara, via Filzi, vicolo San Clemente, salita Nazario Sauro, vicolo Volta a Gardone. Lo ripetiamo, domani dalle 8.30 alle 13.30 a Borgo Taro. E restiamo nel capoluogo della Val Taro, dove sabato pomeriggio presso la sede della comunità montana è stato presentato il secondo romanzo del maggiore dei carabinieri Giuseppe Marletta, si intitola Le verità in attese. Le verità in attese ha conquistato anche Borgo Taro. Era infatti gremita la sala conferenze della comunità montana per la presentazione sabato pomeriggio del secondo romanzo del maggiore Giuseppe Marletta, comandante della Compagnia Carabinieri del capoluogo della Val Taro. Un romanzo a sfondo poliziesco dove non mancano tematiche sociali di estrema attualità che bene si adattano ai giorni nostri, anche se il racconto si snoda tra gli anni 60 e 70. Emergono delle tematiche molto attuali e molto forti tutt'oggi, come il bullismo, come la violenza sulle donne, come la solidarietà tra compagni appartenenti allo stesso ceto sociale, come la collusione, come il ricatto, l'estorsione. Sono tutte tematiche che purtroppo esistono tutt'oggi, sono presenti nella vita quotidiana della maggior parte di noi. In alcuni posti dell'Italia sono più forti, in altri un po' meno, però ci sono. Poi il modo stesso che ha il maggiore Marletta di descrivere i personaggi. Quando descrive i carabinieri non descrive solo ed esclusivamente l'aspetto del mito del carabiniere, come vediamo spesso in televisione, descrive l'uomo che è all'interno della divisa. E questo ci ha colpito molto, perché è un modo di scrivere un po' diverso dal solito. Tant'è vero che nella presentazione che abbiamo avuto alla Camera dei Deputati a Roma ha riscosso l'interesse di un noto produttore cinematografico che ci dovrà far sapere a breve. Per Marletta una sorta di ritorno a casa, non senza un pizzico di emozione dopo la presentazione avvenuta nelle settimane scorse in tre sedi prestigiose. Ovviamente non poteva mancare Borgo Val di Taro quale sede della prima presentazione, diciamo, nell'Emilia Romagna, in queste terre che mi hanno accolto splendidamente da 4 anni a questa parte. E il giusto ringraziamento a una comunità nella quale mi sono integrato, che mi ha accolto molto bene e che mi ha dato anche, come ho detto sempre, anche gli stimoli per poter portare a compimento queste mie due opere letterarie, di cui una appunto l'abbiamo appena presentata. Ecco, si intitola Le verità in attese, che soddisfazioni le sta dando? È uscito da pochissimo.
Bosnia. Beh, è stata una bella esperienza, anche perché ho potuto conoscere persone nuove e ho avuto la possibilità di constatare come il libro, per le tematiche trattate, sia stato molto bene accolto. Ecco, poi vedo che lei interagisce molto con la sua casa editrice, cosa che non accade spessissimo. Beh, devo essere sincero, ho avuto la fortuna, come sempre nella vita, quasi in modo casuale, di trovare un'ottima casa editrice, piccola, ma animata da passione, entusiasmo e competenza, con cui abbiamo creato questo rapporto quasi simbiotico, molto stretto. Fa lavorare tanto, però effettivamente dà molte soddisfazioni, la presenza anche oggi qui lo dimostra. L'introduzione del libro è stata curata da Mauro Martini Raccasi, giornalista e scrittore, che ha fatto da moderatore alla presentazione, come già era accaduto per il primo romanzo di Marletta, La Nobildonna. È una conferma piacevole, tra l'altro. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo come amico, una persona che rispetto soprattutto dal punto di vista umano, perché è una grande persona, e siamo accomunati da questo. Passione che è quella dello scrivere, e di conseguenza lo seguo un pochino, se non altro qua, che sono poi le mie zone, insomma, qui mi sono più legato, cioè con doppia soddisfazione. Ecco, se lei fosse lo sponsor di questo libro, no, per farlo leggere a tantissimi, che cosa direbbe loro? È pieno di contenuti. I contenuti sono non soltanto romanzeschi, ma hanno un grosso risvolto sociale. Parlano poi di bullismo, che è una tematica anche ancora attualissima. Parlano di emigrazione, che è una cosa che per noi su queste montagne è assolutamente proprio intessuta nella nostra struttura sociale. E poi c'è da dire che è un giallo a tutti gli effetti, cioè non è un noir, ma ha un finale consolatorio, per cui, a differenza del noir americano, che ha soltanto bruttura o molta più violenza, qui c'è un giallo con tanto di trama, di indagine e di soluzione finale, con lo svelare del colpevole, insomma, no? Per cui può essere piacevole sotto questi due aspetti.